Ciao ragazze e ciao ragazzi, sì, sono sempre sistemata allo stesso modo, sto registrando questo video subito dopo quello che avete visto qualche giorno fa. In questo video, sempre di recensione, vi devo parlare un po' di cose random. Partiamo da una provina, questa è una provina di Bottega Verde, si chiama Splendida, è un trattamento occhi, antirughe, illuminante con estratti di fico d'India, di Sicilia, vitamine B5 ed è età 30 più. Pelle stanche, prime rughe, come ti permetti? Stanca sì, ma prime rughe io non ho rughe. Sto scherzando. Allora, modo d'uso: applicare mattina e sera sulla pelle detersa, parti dall'interno dell'occhio fino alla parte esterna dello zigomo. Allora, è un contorno occhi che ho adorato. Questa è una piccola confezione, ma è così fresco e leggero che ne basta veramente una quantità minima per riuscire a effettuare tutti i micromassaggi che io faccio quando applico la crema. Io quello che faccio è mettere alcuni puntini di crema intorno all'occhio, iniziare a spanderli di modo da arrivare fino più o meno vicino alle tempie, poi effettuo un massaggio per il muscolo, così leggero leggero, e infine vado a spianare un po' le borse in questo modo. Mi sto sporcando con il rossetto rosso, e infine vado a tappettare così per lasciare assorbire gli ultimi residui di crema. E questa crema mi permette di effettuare tutti questi micromassaggi in modo rapido, perché non si asciuga rapidamente e poi è fresca, molto idratante, veramente senti la pelle idratata che viene stirata tranquillamente. Mi è piaciuto tantissimo. Probabilmente mi andrò a comprare la confezione grande perché è un prodotto bellissimo. C'è scritto 30 anni su, io ne ho 33, quindi ci rientro anche. Mi è piaciuto veramente molto, poi ha un buon profumo. Bello, complimenti, bella Bottega Verde. Secondo prodotto di cui voglio parlare è una maschera per capelli, è dalla Camomilla Schultz, è una maschera ristrutturante con camomilla, pappa reale, germi di grano, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivanti dal petrolio. 100% camomilla bio, cura dei capelli biondi, naturali, efficace, sicura, delicata grazie all'utilizzo della migliore camomilla, capelli secchi e trattati. Vediamo un po' cosa ci dice la confezione. La maschera ristrutturante Schultz aggiunge le caratteristiche uniche della camomilla Schultz, le proprietà di due preziosi elementi naturali: germe di grano, il genere capelli secchi e sfibrati da colorazione e agenti esterni grazie alle sue proprietà idratanti. Inoltre, i suoi aminoacidi formano legami con la cheratina dei capelli, conferendo corposità e pettinabilità, creando un film protettivo sul capello. Pappa reale, alimentando le fibre capillari, costituisce nutrimento ai capelli, combatte mamma mia, come scritto piccolo, inaridimento, donando brillantezza e flessibilità. Grazie all'azione combinata dei tre attivi naturali, la maschera ristrutturante Schultz è un trattamento intensivo ideale per capelli chiari e secchi trattati, poiché nutre in profondità, ristrutturando la fibra e proteggendole dai danni causati dalle aggressioni esterni. Risultato: capelli sedosi, facili da pettinare, naturalmente luminosi. Vabbè, poi dice di applicarli dopo lo shampoo ristrutturante, ancora capelli ancora umidi, massaggiare delicatamente, lasciare agire almeno 5 minuti, poi risciacquare. Qualche altra cosa? No. È una confezione da 300 ml. Così si presenta al suo interno. Ha un delizioso profumo di camomilla.
Io sento solo quello perché adoro il profumo della camomilla di Schultz. Io uso lo shampoo, il balsamo, lo schiarente e di tutti questi prodotti giù nell'info box trovate i link delle recensioni perché sono prodotti che uso, che testo, che amo da sempre. Quest'estate l'ho acquistata perché l'ho trovata in offerta. Trovai l'offerta mask. Aspetta, cos'era? Shampoo, maschera e il shampoo, balsamo e maschere, li ho comprati tutti e tre. Quest'estate l'ho usato relativamente poco perché in estate utilizzo i prodotti della G-Cube per l'esposizione solare, quindi shampoo e maschera specifici per l'estate, l'esposizione solare, il mare, eccetera. Però mi è capitato di doverlo utilizzare quando sono stata alle piscine termali, con tutti i termini, quindi un paesino qui vicino. Dopo una giornata alle piscine avevo tutti i capelli disidratatissimi. Veramente, se facevo così sentivo crack perché si erano spezzati. Allora ho pensato, mi faccio una maschera, un bel impacco, lo tengo più del dovuto, una quindicina di minuti. Nel frattempo, scrub questo e quell'altro, passerà il tempo. Risciacquato tutto, praticamente io ne prendo una noce, prima avevo i capelli più lunghi, quindi una bella noce, ora che ho i capelli più corti, mezza noce più o meno, mezzo cuscino di noce, e lo distribuisco sui capelli e lo lascio in posa. Quando ho asciugato i capelli, li sentivo veramente morbidissimi, idratati, non fintamente idratati, ma proprio belli idratati. E avevano questo aspetto molto luminoso e si sono asciugati naturalmente con una piega liscia ordinata, cosa adoratissima per chi ha dei capelli mezzi e mezzi. Comunque mi è piaciuta tantissimo. Invece quest'inverno lo sto utilizzando quando negli shampoo precedenti ho asciugato più e più volte i capelli con la schiuma, che si sa disidrata tantissimo il capello. Quindi se per esempio per 2-3 asciugature consecutive ho fatto i capelli mossi con la schiuma e il diffusore, alla terzo shampoo, quarto shampoo, li asciugo ovviamente lisci e utilizzo, li lascio asciugare naturalmente lisci con il phon, ovviamente con le temperature di ora rimanere con i capelli bagnati non mi sembra il caso, e ristabilisce veramente una grande idratazione ai capelli e mi piace tantissimo. Ad esempio, ora vabbè, ho accrocchiato qua dietro perché ieri non ho asciugato benissimo i capelli, però ho usato questo prodotto. Ok, ho i capelli corti, ok, ho i capelli dove ho tolto parte dei capelli rovinati dall'estate, però sono morbidi, sono molto più morbidi rispetto a quando utilizzo un semplice balsamo o non utilizzo nulla, quindi mi è piaciuto tanto. Mi dureranno i secoli dei secoli, anche se c'è scritto un po' di 12 mesi. Io comunque di tanto in tanto lo annuso. Ora lo tengo aperto, che era quasi fine estate, sì, agosto inoltrato, quindi può stare ancora parecchio. Mi sta piacendo tantissimo. Altro prodotto di cui voglio parlare è un prodotto della Sant'Angelica, è della linea Serachin Complex. È un gel detergente purificante, pelle come seta, deterge, purifica, riequilibra, preservando l'ecosistema e il pH della pelle per pelli miste. Allora, innovazione e ricerca Sant'Angelica, dalla seta fibra simbolo da oltre 6.000 anni di bellezza e di luminosità, i ricercatori Sant'Angelica hanno selezionato le proprietà naturali più pure per creare il Serachin Complex, il complesso a base di saracina italiana, pura e integra al 100%. Infatti, grazie alla tecnologia innovativa, la sericina viene estratta dal filo di seta mantenendo intatta la catena acidica per garantire così la presenza della parte M, la più attiva ed efficace sulla pelle. Come la saracina, guaina proteica del filo della seta, protegge e rigenera tale filo, così il Serachin Complex ha la triplice azione sulla pelle: protettiva, contrasta rossori, irritazioni, danni alla pelle provocati da agenti esterni, grazie alla pro a proprietà filmanti e ricostitutive della barriera cutanea, antirughe, ha un forte effetto tensore sia
Storm term che long term, quindi sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Setificante, compatta i microlivelli della pelle, aderendovi fortemente e durevolmente, creando un film biologico continuo. Il Serishin Complex è presente nella gamma Sant'Angelica. Vabbè, io di questa gamma ho anche utilizzato una crema. Non mi ricordo quale, se la ritrovo ve la lascio giù nell'info box. Poi continuiamo a leggere. Allora, il Serishin Complex favorisce un'azione protettiva anti-rughe e setificante per una pelle liscia come seta. I ricercatori hanno arricchito la formula con un mix di principi funzionali, rendendo il trattamento ideale per una detersione profonda del viso che purifica e riequilibra la pelle, normalizzandone il pH fisiologico. Elimina inoltre gli agenti inquinanti e microparticelle che ostruiscono i pori. Questo gel a contatto con l'acqua sviluppa una morbidissima schiuma che deterge in profondità e rimuove dolcemente il trucco senza gli effetti disidratanti e disseccanti di detergenti più aggressivi. La pelle ritrova freschezza e luminosità. Vabbè, non ha allergeni, del profumo senza parabeni, dermatologicamente testato e nickel tollerato. I principi funzionali: Serishin Complex. Mix di attivi naturali a base di sericina che agiscono in sinergia con l'effetto protettivo antirughe e setificante. Oligosaccaride biosselettivo ottenuto dalla sintesi di due zuccheri, il saccarosio e il maltosio. Protegge l'ecosistema cutaneo creando una difesa microbiologica indispensabile per l'integrità strutturale e funzionale della, scusa, della cute. Estratto di semi di moringa, effetto biofunzionale che combatte degli agenti inquinanti e purifica la pelle. Vabbè, poi c'è la modalità d'uso. È una bellissima confezione morbidosa e verdolosa da 200 ml. È veramente molto gelosa all'inizio, poi va ovviamente, se ne mette un po' sulla mano con viso umido, si massaggia con l'acqua, si trasforma in una piccola, vorrei dire quasi una mousse, non è un effetto spiumoso, spiumoso, ma è più che altro una mousse e toglie anche il trucco, l'ho provata togliendo la base trucco, quindi fondotinta, cipria, eccetera, e mi ha struccato. Di solito però preferisco comunque passare prima una salvietta struccante e poi utilizzare prodotti a risciacquo. Lo utilizzo sia la mattina che la sera. La mattina mi toglie quel fastidioso senso di unto che si ritrova io specialmente sul naso e leggermente qui, forse anche un po' sulla fronte, che mi si forma durante la notte, e la sera invece mi deterge perfettamente la pelle. Subito dopo la pelle la senti molto setosa. Io di solito asciugavo il viso in modo molto aggressivo, così. Invece con questo tipo di prodotto, per evitare che viene tolto questo siero particolare dal viso, vado a tamponare con l'asciugamano, che è il modo corretto per asciugarsi il viso, però io quando andavo di fretta ed ero pronta. Invece tamponando sul viso rimane questo film che lascia la pelle molto morbida e luminosa. In più, quando prima asciugavo il viso in modo energico e sbagliato, lo andavo a togliere e mi sentivo la pelle molto secca. Invece, tamponando e asciugando il prodotto sulla pelle, la pelle rimane idratata. Io la sera non metto neanche la crema idratante perché non ne sento assolutamente l'esigenza. Mi piace tantissimo. Come dicevo, ho anche usato la crema della stessa linea e ve la lascio giù nell'info box. Ultimo prodotto per questa selezione sono le capsule per unghie, capelli e basta, unghie e capelli e peli in generale. Sono della Arco Farm, si chiamano Arco Capil, difesa e bellezza dei capelli, benessere delle unghie, con ferro, zinco, selenio, rame, biotina,
cistina, metionina, acido folico, vitamina B5, B6, D3. Vanno prese 2 capsule al giorno. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Prendere la mattina con abbondante acqua, niente più. Io avevo preso una confezione in cui c'erano già le 2 scatole in formato, sì, praticamente già la cura pronta. All'interno, quante ce ne sono? Oddio, 26 grammi. Se non sbaglio erano 3 di queste per ogni confezione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sì, erano 3 di queste all'interno di ogni confezione. Quindi la cura mi è durata diverso tempo. Allora, io credo nel potere degli integratori. Ne ho visto il benessere e l'utilizzo e il corretto utilizzo per diversi fattori. Allora, io durante l'anno al momento prendo nel periodo post-invernale, prima diciamo dell'arrivo del caldo, quindi tra marzo e aprile, gli integratori al mirtillo rosso e nero per rinforzare le barriere delle mie vene, specialmente quello delle gambe perché soffro un po' di capillari deboli. Poi in estate, prima dell'esposizione, un 15ina di giorni prima che inizi il caldo e quindi vengo invogliata ad andare al mare, prendo degli integratori al beta-carotene per rinforzare dall'interno la difesa della mia pelle per l'esposizione solare, visto che sono un soggetto molto chiaro e pieno 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 di nei e con familiarità di tumori alla pelle, sia benigni che maligni. A me non è stato ancora tolto nessun tipo di neo, però a mio padre ne sono stati tolti due, a mio cugino della mia stessa età anche è stato tolto un neo che si stava trasformando. Da parte di mio padre, due mie zie pure gli sono state tolte dei nei che si stavano trasformando, quindi da un paio d'anni a questa parte prendo gli integratori anche per l'esposizione solare. E poi di tanto in tanto, dopo l'estate, quando sento i miei capelli e le mie unghie che chiedono pietà al cospetto di Dio, mi faccio la mia cura di integratori alimentari per capelli e per unghie. Erano 3 o 4 anni che non ne prendevo e dicevo: vabbè, non mi serve, vabbè, il prossimo anno, vabbè, vabbè, vabbè. Dopo 3-4 anni che non le stavo prendendo, quest'estate ho avuto e ho ancora tutt'oggi su alcune unghie una fragilità estrema e si spellano in modo esasperante, specialmente ora questo dito qua. Non voglio fare il gessaccio, e anche dall'altro lato sono le uniche 2 unghie che sono rimaste con diciamo ancora deboli. In più mi stavo rendendo conto che stavo perdendo tantissimo volume alle sopracciglia in questa zona specialmente e qualche buchino qui sotto, e le ciglia mi si cadevano così anche semplicemente toccandole, quindi ho deciso di iniziare quest'anno a effettuare la cura. Dopo l'utilizzo, e ormai ho finite di prendere, ora siamo la settimana di Natale praticamente, le ho finite di prendere forse un mesetto fa, 3 settimane fa, sento le mie unghie molto più forti. Ora non considerate che le tengo corte, ma perché ho ricominciato bene a giocare a pallavolo e quindi le unghie non le posso tenere più, però nel mese di novembre le ho portate leggermente più alte, come potete vedere anche nel video manicure con il prodotto di Collista. Se vi interessa vi lascio il link sia nella i che nell'info box, quindi sono leggermente più lunghe e si sfaldano con meno facilità. In più, i capelli quando li sistemo, li lavo solo con uno shampoo e non metto il balsamo, li vedo molto più luminosi rispetto a prima e mi si stanno nascendo un sacco di nuovi capellini e mi sento molto più ad avere molto più volume e mi si stanno riempendo di nuovo le sopracciglia, anche se hanno
un ciclo di vita molto più lungo rispetto alle unghie o rispetto ad altro. Però veramente fare una cura di tanto in tanto, non dico che l'anno prossimo lo rifarò, forse dipende poi come mi sentirò con capelli, unghie e peli in generale, però di tanto in tanto fare una cura per rinforzare dall'interno la nascita di nuovi capellini, nuove sopracciglia, cellule per le unghie molto più forti, aiuta ad avere veramente un complesso molto più bello. I capelli sono più luminosi, le unghie sono più forti, si sfaldano con meno facilità. Ovviamente hai più peli tra le sopracciglia, quindi sono più voluminose. Basta un po' di matita, invece prima dovevo usare prima la matita e poi l'ombretto. Questo tutti i giorni. Io ora, per esempio, per le sopracciglia, la mattina quando mi trucco molto presto, come questa mattina, mi sono truccata alle 6:30, 7 meno un quarto, io metto giusto un po' di matita qui e basta. Pettino e sono perfette. Prima dovevo disegnare quasi tutto l'arco con con la matita, e quando facevo un trucco un po' più completo, anche con le polveri nella parte finale, perché non avevo più lo spessore di una volta. Le ciglia, se hai delle belle ciglia, ti basta un mascara relativamente economico, con senza pretese, un bel pieghi le ciglia e sei a posto. Quindi credo che di tanto in tanto aiutarci dall'interno con integratori può fungere. Ok, io per questa sera finisco qua i video recensioni. Vi aspetto nel prossimo video, nel frattempo vi mando un grosso bacio e ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!